Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video extra, oggi unboxing a tema Funko, tanto per cambiare un tema nuovo sarete contenti e vi mostrerò un Funko che aspettavo da tantissimo tempo, fin da quando è stato annunciato diversi mesi fa, è la sua versione Chase, secondo me una delle più belle in assoluto fatte fino ad oggi e che bramavo tantissimo e che appunto per paura di non trovare ho deciso di spendere qualcosa in più e averla di certo è riuscita ad averla sicuramente. Quindi ragazzi, ho acquistato questi Funko sul sito 2S Time, che è il sito dei ragazzi del canale Tandem, con cui ho già collaborato diversi mesi fa e vi invito caldamente ad andare a visitare il loro canale perché sono davvero espertissimi in tema Funko, fanno sempre degli unboxing e soprattutto loro commerciano Funko, quindi hanno sempre informazioni di primissima mano e sono in grado di aiutarvi qualora cercaste dei Funko particolari, vorreste appunto dei Chase. Loro sono dei ragazzi gentilissimi e sicuramente si metterebbero a loro completa disposizione per accontentare ogni vostra richiesta. Quindi trovate sia il link del sito sotto in info box, sia il canale dei ragazzi di Tandem, che ringrazio tantissimo, Stefano e Gabriele, sono davvero ragazzi simpaticissimi e quindi io a questo punto vi consiglio tantissimo di andare a dare uno sguardo anche sul loro sito e soprattutto sul loro canale. Ma ragazzi, bando alle ciance, adesso devo aprire immediatamente questo pacco perché aspetto da ben una settimana, è messo da parte nella mia camera e non vedevo l'ora di spacchettarlo. Intanto ragazzi, credo sia il pacco meglio imballato che io abbia mai ricevuto, perché non solo all'interno c'è la scatola di cartone, ma la scatola è stata rivestita anche con del pluriball, quindi direi che a prova di bomba sicuramente i pop saranno in condizioni eccellenti. Quindi complimenti a Stefano e Gabriele per l'imballaggio del loro pacco di pop, perché niente, tanto di cappello, mai vista una cosa del genere. Ma adesso spacchettiamo finalmente e vediamo cosa c'è all'interno. Vi dico anche che non ci sono soltanto cose pop, ma c'è anche qualcos'altro, anche in questo caso tanto per cambiare. Ecco qui la nostra scatola, c'è già un piccolo spoiler sul fianco ma non ve lo mostro, e andiamo a tagliare il sigillo di garanzia. Ok, faccio con delicatezza, non vorrei rovinare le scatole. Eccoci qui, bene bene bene, wow, ci sono un sacco di cose all'interno. Intanto mi hanno messo un coupon da spendere sul loro sito con un codice sconto del 10%. Conoscendomi direi proprio che lo utilizzerò, ragazzi, quindi mettiamolo da parte. E poi mi hanno mandato anche delle Mystery Mini. Carinissimo questo, che è parte dell'espositore, quindi questo qui sicuramente finirà nella mia collezione. Ma ecco qui, ragazzi, i pop in questione, e poi tiriamo fuori il resto, andiamo a togliere l'imballaggio perché, come qualcuno avrà già intravisto, si tratta del pop di Mr. Bean. Ragazzi, chi non ha mai visto una puntata di Mr. Bean? Io da piccolino morivo dalle risate guardando Mr. Bean e quindi fa parte un po' di quel mio immaginario del divertimento infantile che ho nella mia testa, e quindi dovevo averlo. È una di quelle cose che mi riporta indietro negli anni, un po' come Goonies, un po' come Harry Potter, che ricorda tantissimo i tempi andati. Bene ragazzi, ecco qui, tiriamoli fuori. Intanto cominciamo da questo qui, che è la versione regular del pop. Ragazzi, secondo me già questa da sola ne vale assolutamente la pena, perché è davvero molto molto bella. Troviamo Mr. Bean della serie Pop Television numero 592 ed ha tra le mani il suo inseparabile orsacchiotto di peluche. Geniale, assolutamente geniale, ha il suo completo uguale, identico a quello della serie TV, del telefilm, e naturalmente il suo immancabile Neo, le sue occhiaie, le sue rughe sulla fronte. È davvero bellissimo, questo è uno di quei pop che andavano presi assolutamente e messi nella propria collezione, perché non è una serie infinita e quindi basta acquistare questo e ci si sente già pagati, senza dover svenarsi per completare serie infinite come quella di Harry Potter o del Trono di Spade. Quindi acquisto consigliatissimo questo qui, ma quello che mi ha davvero fatto impazzire è il Chase di questo pop, perché si tratta di un pop totalmente differente da quello regular, ogni tanto capitano anche queste cose, ed eccolo qui.
lo volevo tantissimo. Si tratta di Mr. Bean col tacchino sulla testa, ragazzi. È qualcosa di incredibile questo pop. È davvero bellissimo perché anche la posizione è totalmente differente. Qui vediamo che Mr. Bean ha tra le mani il suo orsacchiotto di peluche e un'altra mano praticamente in tasca o comunque poggiata su un fianco. E qui abbiamo Mr. Bean che brancola nel buio con il suo tacchino enorme sulla testa. Questa è una scena famosissima di uno dei tantissimi sketch di Mr. Bean, dove appunto durante il giorno del ringraziamento cerca di farcire il tacchino e finisce con l'infilare la testa dentro l'ano del tacchino e quindi poi comincia a girare per casa, a sbattere per le pareti, per i mobili. È davvero una puntata tanto carina e mi ricordo perfettamente quando la guardavo e ragazzi, dovevo assolutamente averlo e non volendo rischiare di perdermelo o che comunque sarebbe schizzato subito a prezzi esorbitanti, l'ho prenotato tantissimo tempo fa dai ragazzi di Tandem appunto sul sito 2S Time e sono stati davvero gentilissimi, mi hanno anche fatto un ottimo prezzo, quindi ve lo consiglio ragazzi di comunque ordinare da loro, sono serissimi e vi mandano tutto in condizioni più che eccelse. Quindi questo è stato il mio acquisto Funko di questo mese e che ragazzi li farei altre 100 volte. Bellissimo, sono contentissimo e li ringrazio ancora tanto tanto tanto. Ma non è tutto, perché dentro questa scatola hanno inserito anche due Mystery Mini Exclusive, perché questa volta si tratta di due Mystery Mini della seconda serie di Harry Potter, ma in questo caso si potrà trovare dei personaggi differenti, dei personaggi extra, che sono quello di Neville, Oscar, il rospo di Neville, si può trovare anche Ginny e la Pluffola. Ragazzi, io voglio trovare la Puffola o Pluffola, non ricordo ragazzi, comunque la voglio trovare assolutamente e mi hanno inviato questi due bellissimi misteri, quindi grazie tantissimo ai ragazzi perché sono stati davvero super gentili, non smetterò mai di dirlo, si sono ricordati del mio preordine fatto qualcosa come 5 mesi fa e sono stati solertissimi nell'avvisarmi una volta ricevuti i pop. Quindi esperienza super positiva ragazzi, ve li straconsiglio, non mi hanno pagato per fare questo video, questi qui li ho comprati io, ma se lo meritano tantissimo, professionalissimi ragazzi. Quindi andiamo adesso ad unboxare questo Mystery Mini e vediamo cosa c'è all'interno, vediamo cosa ci sarà mai, non riesco a capire chi possa essere, credo che mi manchi. Sono abbastanza fortunato ultimamente con gli sterilini, quindi vediamo chi c'è all'interno. Che fortuna sfacciata ragazzi, ho trovato Neville. Neville, personaggio exclusive di questa serie, 1 su 24. Sono contentissimo ragazzi, mi sta andando davvero di culo questa volta con i Mystery Mini perché ne sto trovando sempre di nuovi. Quindi questo mi manca, 1 su 24, contentissimo. E adesso andiamo ad aprire anche questa qui. Mi piacerebbe trovare appunto la Puffola, mi piacerebbe trovare Oscar, mi piacerebbe trovare il folletto della Cornovaglia. Quindi vediamo un po', apriamo anche questa seconda Mystery Mini. Ormai sono totalmente assuefatto e vediamo cosa c'è dentro. 1, 2, 3. Vediamo un po'. No, vabbè, non ci credo. No, ragazzi, non ci credo. Non ci voglio credere. Ragazzi, non ci voglio credere. Ecco qui il folletto. Ho trovato il Pixie. Che culo, ragazzi, che culo. 1 su 72. Era più difficile trovare questo che trovare appunto la Puffola o la Pluffola, ragazzi, ditemi nei commenti come si dice, non lo ricordo più, o comunque trovare anche altri che mi mancano. Anche Oscar è molto difficile, 1 su 72. Beh, sono stato fortunatissimo, direi ragazzi, unboxing stratosferico oggi, davvero bellissimo. Sono stato super fortunato perché ho trovato Neville, quindi personaggio exclusive, e ho trovato il Pixie, altro personaggio davvero difficile da trovare in questa seconda wave.
Bene ragazzi, io a questo punto vi consiglio nuovamente il sito 2S Time, perché sono anche molto fortunati con le Mystery Mini, mi hanno fatto beccare due personaggi stratosferici. E poi ragazzi, naturalmente vi chiedo di lasciare dei commenti, fatemi sapere cosa ne pensate, se prenderete il Funko Pop di Mr. Bean, se vi piace questo qui col tacchino sulla testa, a me fa impazzire. Iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti, condividete e noi ci vediamo prestissimo con un nuovo video. Ciao!